dall'altra parte. Siamo col capitano Valentina Tirossi. Si parlava di un girone di Champions proibitivo, la FOMI è arrivata al primo posto. Partiamo da questo grande risultato, poi parliamo un attimo della partita. Sì, è stato davvero un grande risultato che ci ha dato un sacco di soddisfazione. All'inizio poche persone l'avrebbero detto, però noi ci abbiamo creduto e partita dopo partita abbiamo cercato di mettere in campo tutto quello che avevamo e siamo riusciti ad arrivare prima. Ecco, c'è un pizzico di rammarico per non aver vinto la partita, perché quando si arriva lì vicini, vabbè, non contava, perché vinto il secondo set, poi non potevate fare di più, nel senso che il primo posto era sicuro, però credo che poi alla fine magari aver vinto poteva essere anche... Certo, noi non andiamo mai in campo per perdere, c'è tanto rammarico, nel senso che ci siamo resi conto che avremmo potuto davvero vincere anche questa partita con un pizzico di convinzione in più e di attenzione in più nel terzo e nel quarto set. Certo, una volta vinti due set con la certezza matematica del primo posto probabilmente ci siamo un po' rilassate, però non vuole essere una giustificazione, ripeto, noi volevamo portare a casa il risultato. Alexa Tsitsipas era comunque disperata, nel senso che anche lei cercava disperatamente la qualificazione e quindi ha messo in campo veramente tutto quello che aveva difendendo l'impossibile, e noi abbiamo invece commesso qualche errorino di troppo, per cui il rammarico per la sconfitta c'è, ferma restando comunque la grande soddisfazione e la contentezza per aver raggiunto il primato del girone. Non dimentichi una cosa, non si sa dove andate a giocare questa finale, però hai delle preferenze tu, o ci sono degli avversari che vorresti assolutamente evitare, o a questo punto sono tutte molto forti, quindi non c'è una vale l'altra? Beh, tu parli di finale, ma c'è ancora un bel po' di strada fare. Sì. Il prossimo turno non ho assolutamente preferenze, credo che da adesso in poi qualsiasi squadra sarà veramente fortissima e molto ostica da battere, qualunque stasia, per cui aspettiamo il sorteggio di domani e quel che sarà, l'affronteremo. Grazie Vale, complimenti a te e a tutte le tue compagne. Grazie. Ciao. Ciao.